Beh, D'Annunzio si difende da solo perché è stata una delle più alte espressioni della cultura italiana. Io metto D'Annunzio accanto a Dante Alighieri, a Leonardo da Vinci, a Niccolò Machiavelli, ad Alessandro Manzoni, ciascuno ovviamente nel proprio arco temporale. D'Annunzio è stato colui il quale ha transitato l'Italia nella modernità, che ha creato le premesse culturali per quei grandi rivolgimenti culturali che noi abbiamo avuto agli inizi del Novecento. E quindi per questo D'Annunzio, la cui poetica è studiata ancora in tutto il mondo, non poteva non essere assolto. A D'Annunzio quindi si devono riconoscere tutte le attenuanti di chi si è battuto per difendere gli altri contro le privazioni, espresse e non, di libertà e di uguaglianza. Per questo D'Annunzio va assolto con formula piena. Deve anzi crescere, come dire, la consapevolezza, il racconto, la narrazione, la memoria di un grande letterato, di un grande poeta come Gabriele D'Annunzio.